La transizione ecologica può permettere la reindustrializzazione verde dell'Europa, proprio in un continente dove l'industrializzazione è in regressione. L'economista francese Gaël Giraud ne è convinto e lo afferma nel libro La rivoluzione dolce della transizione ecologica, pubblicato dalla libreria editrice Vaticana. Il volume è stato presentato mercoledì 12 ottobre dai Padri della Pace, su iniziativa di Cooperativa Cattolica Democratica di Cultura, ACLI Bresciane, Accademia Cattolica. La soluzione, secondo me, è di chiedere alla Banca Centrale Europea di giocare il ruolo della Bad Bank. Allora, la Banca Europea Centrale potrebbe comprare questi attivi finanziari, guardare questi attivi, perdere miliardi, però questo non è un problema perché è la banca centrale. E una banca centrale può perfettamente ricapitalizzarsi per la creazione monetaria. E questo non costa niente a nessuno. La Compagnia di Gesù ha affidato a Giraud il compito di sviluppare un centro per la giustizia ambientale presso la Georgetown University di Washington. Il sacerdote gesuita ha visto sul campo 25 anni fa in Chad gli effetti della crisi climatica, verificando quanto più tardi, scrive il Papa nella Laudato Si, il grido della terra e il grido dei poveri sono un unico grido. Dovremmo discutere sulle limite della proprietà privata e le limite della proprietà pubblica. E qual è l'alternativa alle due? I beni comuni. Non si tratta di cancellare tutta la proprietà privata o di cancellare tutta la proprietà pubblica, però concepire un terzo tipo di proprietà, la proprietà diciamo comunitaria, e di mettere limite alla proprietà privata e alla proprietà pubblica. I beni comuni sono i beni più anziani dell'umanità, perché prima dell'agricoltura probabilmente abbiamo conosciuto solo i beni comuni, no? E la proprietà privata è una invenzione italiana del diritto romano, no? Dell'imperio, no? E per esempio, secondo me, le comunità energetiche d'Italia sono un'esperienza di beni comuni, dove l'energia è un bene comune, no? Per la comunità. Secondo Giraud, il prodotto interno lordo è un parametro obsoleto perché ignora le disuguaglianze sociali e segue una logica di media. Secondo me il PIL è un indicatore che non fa senso, dovremmo cambiarlo con almeno l'indicatore HDI, Human Development Index, dove è preso in conto il livello dell'educazione, della sanità, eccetera, eccetera. La transizione ecologica può ridurre il PIL, perché per esempio dovremmo ridurre l'impatto materiale della nostra vita. Allora c'è una correlazione forte tra il consumo dell'energia fossile e dell'impatto materiale con il PIL. Però allo stesso tempo la transizione ecologica è un'opportunità per creare molti posti di lavoro verdi.